che si senta che non sono siciliano, quindi, però grazie per la precisazione. No, lo vedo in maniera molto, molto interessata, perché seppur si creda che ci sia una differenza importante tra il sistema industriale della regione da cui provengo e quello magari di regioni che sono considerate in termini di PIL pro capite più povere, un po' più arretrate come la Sicilia, in realtà io non vedo tutta questa differenza. C'è una diciamo un'uguaglianza sostanziale nel fatto che la crisi e le politiche e le scelte sbagliate in sede europea, di cui prima parlava molto bene Francesca, abbiano distrutto il sistema industriale non solo delle regioni con un PIL pro capite più basso come la Sicilia, ma anche di regioni e di province come quelle da cui vengo io, perché io sono bergamasco ma in terra di confine con provincia bresciana, che erano considerate il fiore all'occhiello non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa. Noi abbiamo questa comunanza, scelte sbagliate in campo economico o scelte forzate, come diceva Francesca, in campo economico, hanno portato a questo destino comune, una deindustrializzazione che non è più solo una caratteristica del sud, di regioni come la Sicilia, ma è diventata purtroppo la normalità o una caratteristica anche di regioni che fino a 10-15 anni fa erano considerate il fiore all'occhiello dell'industria non solo italiana ma dell'industria europea. Quindi nella scelta, nella non libertà, purtroppo l'Italia e le regioni italiane sono state accomunate dal vedere questo effetto negativo e distruttivo che poi è evidente nei dati, no? A livello di paese, rispetto a 20 anni fa, abbiamo perso gran parte della nostra produzione industriale, soprattutto in settori in cui ancora oggi riusciamo con fatica, nonostante un tasso di cambio reale che svantaggia le nostre imprese, a fare concorrenza in settori importanti come l'industria meccanica, che presenta diciamo ancora una parte importante dell'industria italiana, alle imprese ad esempio tedesche sui mercati internazionali. Nonostante ci venga detto che le dimensioni contano e che le nostre piccole e medie imprese non possano fare concorrenza alle grandi multinazionali sui mercati esteri, ne abbiamo, e credo anche qua in Sicilia ne abbiate, di esempi purtroppo ancora pochi virtuosi che riescono, nonostante questi vincoli, nonostante queste catene, ancora a sopravvivere in maniera dignitosa e a diciamo essere considerate meglio anche di multinazionali di altri paesi. Francesca prima ha delineato molto bene cos'è oggi l'Europa. Non è libertà soprattutto in campo di sviluppo economico, di scelte economiche, ma è purtroppo un vincolo che ostacola e opprime. Lei ha usato la definizione di pilota automatico. Io, per farvelo capire, perché questo aiutò anche me a capire definitivamente cos'era l'Europa, uso le parole che usò in Commissione Affari Economici e Monetari, era il 2015, un signore che, nonostante il nome impronunciabile, molti di noi, credo tutti, abbiano imparato a conoscere. Era l'allora presidente dell'Eurogruppo e ministro delle finanze olandese, Jérôme Dijsselbloem. Noi eravamo in commissione, quindi un'audizione pubblica del presidente dell'Eurogruppo. Era, come ricordate, un periodo diciamo conflittuale all'interno dell'Europa, perché si discuteva del nuovo governo Tsipras in Grecia e del risultato delle elezioni in Grecia, con le promesse che all'epoca fece Tsipras. E un deputato, non ricordo, era sicuramente un eurodeputato greco, fece questa domanda in un'audizione pubblica al presidente dell'Eurogruppo e chiese: ora che in Grecia c'è un altro governo che ha, almeno a parole, dato delle priorità diverse da quelle che l'Europa vorrebbe imporre alla Grecia, ne dovrete tenere conto, no? È cambiata, i cittadini greci hanno scelto
cose diverse da quelle che l'Europa vorrebbe o voleva imporre alla Grecia, dovrete tenerne conto. E la risposta di questo signore fu molto secca e molto fredda. A noi non interessa quello che hanno deciso i cittadini greci, tanto alla fine dovranno fare quello che vogliamo noi. E così è stato, perché poi la storia la ricordate tutti. Quindi voi capite come in una situazione del genere si può essere propositivi, si può essere dialoganti, si può essere proattivi, ma è chiaro che se vai bene, se fai le cose che vogliono loro, è un conto, ma se inizi a non fare quello che hanno pensato per te, diventi un problema. E noi lo abbiamo provato sulla nostra pelle. Abbiamo governato un anno da metà del 2018 e ci siamo scontrati al governo con tutte le difficoltà interne di quella coalizione, ci siamo scontrati con il vincolo e con la gabbia europea a discutere una manovra dove, sentendo i commissari, dove sentendo i dirigenti, i funzionari della Commissione Europea o di altri paesi esteri e purtroppo anche i nostri giornali, per uno 0,2% di PIL di deficit in più saremmo dovuti andare in default. Io penso che ricordiate tutti quel periodo allucinante. Oggi ci troviamo un governo che spende giustamente, nel senso che bisogna spendere in un momento di crisi, poi lo fa molto male e con pochi risultati, che addirittura arriverà a un deficit PIL del 7, dell'8% o quello che sarà, vedremo a fine anno, però nessuno parla oggi del fatto che l'Italia debba fallire domani perché in un momento di grave crisi fa un deficit dell'8% del suo PIL. Allora capite che in queste condizioni, prima di parlare di libertà e di sviluppo economico, prima di mettere sul campo idee, perché idee ne abbiamo e abbiamo persone, qui c'è il responsabile del Dipartimento Economia che ha una squadra fantastica anche di colleghi a Roma, che di proposte già da marzo ne hanno fatte molto, però se non correggiamo prima a monte un processo e un sistema che non funziona, un modello di sviluppo socio-economico che ci ha distrutto e ci ha devastato dalla Lombardia, da Bergamo fino alla Sicilia, fino a Catania, fino a Palermo, saremo destinati all'oblio. Ma non solo l'Italia sarà destinata all'oblio. Io in 6 anni che sono a Bruxelles ho visto un continente autofagocitarsi su scelte sbagliate. E questo è il punto che dobbiamo combattere, il punto su cui davvero dobbiamo essere costruttivi e proattivi. Cambiare un sistema socio-economico, quello imposto dai trattati europei dall'inizio degli anni 90, dall'inizio degli anni 80, poi con le firme dei vari trattati, che non ci permette di avere quella libertà, quella di cui parlava Francesca, che è fondamentale per qualsiasi democrazia che si chiami democrazia, cioè quella che un popolo deve essere libero, in gergo tecnico noi a Bruxelles diciamo, di decidere il policy mix più adatto a se stesso, più adatto alle caratteristiche del suo territorio, alle caratteristiche del suo sistema industriale, alle caratteristiche del suo sistema bancario. Credo che nessuno si sorprenda se io dico che in Europa siamo diversi, che ci sono oggi 27 paesi che hanno certo delle radici comuni, certo una storia più o meno comune, ma che hanno profonde diversità. E queste profonde diversità non sono frutto del caso, non sono frutto di scelte casuali, sono frutto di uno sviluppo che è avvenuto nei secoli. Oggi Bruxelles nei suoi vincoli vuole negare queste diversità, vuole sopprimere queste diversità, vuole imporre l'omologazione per legge, e imporre o cercare di imporre l'omologazione per legge è la più pericolosa delle cose, perché poi la gente si ribella. Oggi noi in Europa viviamo il momento più basso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale dei rapporti tra gli stati e i popoli europei. Questa è una cosa gravissima
E questo tema mi fa piacere anche ricollegarlo a una battaglia storica della Lega, quella dell'autonomia, no? Il dibattito che ci ha preceduto era un dibattito che ha trattato dell'autonomia, un tema molto, molto importante, ma attenzione, l'autonomia tra i livelli di governo dello Stato, quindi tra governo centrale di Roma e le regioni o le amministrazioni locali, è importantissima, ma altrettanto fondamentale è traslare questa battaglia sull'autonomia tra il governo centrale e il governo di Bruxelles. Noi oggi dobbiamo essere liberi di decidere il nostro futuro, cosa che oggi non è possibile, cosa che oggi le regole di Bruxelles non rendono possibili. Un esempio o mille esempi ne abbiamo sul sistema bancario, anche sul sistema industriale. Parliamo oggi tanto di mercato dei capitali, diciamo il sistema industriale italiano è troppo dipendente dalle banche, è troppo dipendente dal credito tradizionale, no? Quindi vogliamo la borsa, vogliamo le quotazioni azionarie, vogliamo il sistema americano o anglosassone, no? Dove i rapporti sono inversi, c'è molto più mercato del capitale, c'è molto meno credito bancario. Però poi ci scontriamo con la diversità, con la realtà. Noi abbiamo un sistema industriale fatto di piccole e medie imprese, di microimprese addirittura, che non è compatibile con un mercato dei capitali. Io ho lavorato nel mercato dei capitali, strutturavo anche obbligazioni, e se un'azienda che fatturava 50 milioni di euro mi veniva a chiedere di emettere un'obbligazione, le dicevo no, non è possibile, perché il mercato dei capitali non vuole quella roba lì, vuole uno strumento liquido, vuole uno strumento di cui si può liberare quando se ne vuole liberare. E purtroppo anche qui dobbiamo scegliere, e dobbiamo poter scegliere qual è il sistema, qual è il mix di politiche più adatto alla nostra storia, più adatto alle caratteristiche del nostro territorio. Poi, per l'amor del cielo, possiamo trovare dei punti in comune, perché, ripeto, abbiamo delle radici in comune, ma dobbiamo imparare a declinare e a rendere fondamentale il concetto, una parolona, però in realtà è una parola semplice, di sussidiarietà. Cosa, e qui io faccio un grande facciamo come, che i nostri amici tedeschi hanno bene in mente. Loro sanno che certi poteri rimangono in capo allo Stato centrale, rimangono in capo alla Germania, e ogni volta che le istituzioni europee cercano di travalicare quel confine, lo fanno notare prima in maniera soft, poi come nel caso della BCE, facendo un'azione legale. E in Germania nessuno si sogna di dire che il diritto europeo è una fonte di diritto superiore alla legge fondamentale tedesca, alla Costituzione tedesca, cosa che invece qui purtroppo noi mettiamo in dubbio. Quindi io l'invito che faccio anche agli amici siciliani è quello: la battaglia per l'autonomia non deve essere solo una battaglia tra livello Stato centrale e livello regionale, ma oggi diventa fondamentale che sia una battaglia tra Stato e Unione Europea. Senza modificare e correggere questo vincolo, purtroppo non solo per questo Paese, ma per tutta l'Unione Europea sarà un problema, perché noi siamo la terza economia dell'Unione. Spesso ai tavoli a Bruxelles ce ne dimentichiamo, però senza di noi l'Europa non esiste. Quindi cerchiamo di usare questa nostra forza anche ai tavoli negoziali. Chiudo, e anch'io vorrei fare un appunto all'amico imprenditore. Sicuramente sappiamo oggi le difficoltà che voi avete nel fare impresa. Oggi fare impresa in Italia è molto difficile, e cerchiamo di supportarvi nella vostra richiesta di meno tasse, di meno burocrazia. Però, visto che ha citato Confindustria, noi ci confrontiamo anche spesso a Bruxelles con Confindustria, però vorrei fare una domanda: senza i sussidi dello Stato oggi tre quarti delle aziende di Confindustria dove sarebbero finite? Quindi questo è un tema, secondo me, in maniera molto costruttiva da sviluppare, assolutamente. E chiudo qua, grazie. Grazie, grazie.